con il nuovo telefono perché il, il primo video che farò col nuovo telefono sarà un vlog per cui vorrei testare eh, un, diciamo il nuovo telefono con il nuovo video eh, che vorrei fare che sarà un vlog per cui vi faccio vedere gli acquisti che ho comprato che ho acquistato allora uno che non ho il sacchetto, nell'anteprima vedete il sacchetto di Primark, ma non è Primark Sono andata da Merlin, che non riesco mai a dirlo il nome Per cui non ditemi come si pronuncia, come si scrive eccetera Perché tanto non riuscirò mai a dirlo questo, questo eh, diciamo, negozio Uh, per cui questo è lo scontrino, vi faccio vedere che cosa ho acquistato E in più ho comprato sul sito per la prima volta da Winnelverly Io l'inglese non andiamo d'accordo e non lo so Per cui anche su questa pronuncia um, lasciamo perdere Comunque, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciarmi un like e un commento qua sotto se anche voi andate da questi due negozi o avete già acquistato. Per me è la prima volta su questo che ho ordinato tramite online, invece eh, questa è già la terza volta che vado da Merlin, ma mh, è la primissima volta che acquisto così tanto, per cui già voi vedete qua sotto. Che cosa ho acquistato? Però iniziamo, scusate per l'inquadratura, scusate per le luci e tantomeno per la qualità che fa schifo, ma eh, per il momento vedete solo questo video qua su questo telefono e basta. Poi cambia. Allora, iniziamo dall'ereo Merlin. Vi faccio... Allora, il totale è 131,76. Questo è il totale in cui io ho speso. Questo qua. Allora, vi faccio vedere le cose per la casa nuova. Ho preso questo vaso. Eh, 10 euro. Mi sembra. 9,90 euro. Comunque. Ho preso questo vaso qua per i fiori perché il mio ragazzo me li ha rotti praticamente tutti e me li sta rompendo tutti. Ovviamente non lo fa apposta, però diciamo che non mi ritrovo più neanche con un vaso. Allora per la nuova casa mi sono comprata il vaso, così posso metterlo sul tavolo, in camera o in cameretta. Comunque questa è la, è la prima cosa che ho preso. Poi... Ho preso il tubo per il lavandino perché abbiamo deciso che il bagno nuovo lo faremo l'anno prossimo per il fatto che dobbiamo trasferirci in una nuova casa entro dicembre non ce la faremo a fare diciamo il bagno nuovo per problemi eh, di diciamo per non avere due case in poche parole, no? E allora dobbiamo per forza trasferirci Prima di dicembre per cui dato che il bagno ci vuole almeno un mesetto per farlo e non riusciamo a farlo allora abbiamo deciso di per il momento lasciarlo così e, e comprare solo il, il, il tubo per il lavandino che ovviamente non va cioè si è rotto e allora abbiamo preso questo questo qua non so se mi interessa il prezzo <ride> comunque se mai um, Vediamo se c'è perché qua. Eh, plastica. Dovrebbe essere. Boh, qua ci sono. No. Vernice, decorazione. Boh, c'è Vabbè, lasciamo perdere, no dura troppo sto video. Poi ho preso questo per il giardino, quello che taglia. Eh, praticamente. Quello che abbiamo, i due che abbiamo, si sono un po' eh, non dico rotti, non mi vengono le parole adesso. Eh, e allora abbiamo deciso di comprarla, almeno questo, di comprarlo nuovo, così possiamo tagliare con facilità i rami e potarli. Per cui abbiamo preso questo qua, questo 17,90 abbiamo pagato. Questo, per i rami, tagliare, diciamo, è comodo. Questo è di 38. Sì. E abbiamo preso questo qua, verde, perché blu non c'era. Ho dovuto prenderlo in poche parole verde. Poi ho preso sempre per il giardino i guanti perché sono storti. Perché. Ehm... Ogni volta che devo prendere o fare il giardino. I guanti che avevo preso l'altra volta sono troppo stretti, sono troppo piccoli. Questi l'ho provati e sono giusti. Vanno bene anche per quando prendi le rose, le spine, eccetera. Per cui sai che non ti tagli, non, non ti pungi. E niente, ho preso questi. 2,99 questi qua con la rosa, si fanno un po' cagare, non sono belli da vedere, ma l'importante è che funzionano. E che, appunto, qua ci sono le rose e le spine, eh, sono mm, buone Il prezzo era buono: c'erano quelli da eh, più di 10 euro e ho scelto questi. Poi ho preso questo qua che è il cellophane per coprire il, il palchetto. Perché poi quando dovremo mettere le, le, le prese dobbiamo coprire il parquet per non sporcarlo. E allora giustamente abbiamo preso il cellophane. Perché il parquet che abbiamo comprato noi è delicato. Per cui questo qua almeno aiuta per non rovinarlo, per non sporcarlo, eccetera. Poi abbiamo preso lo scotch. Questo l'ho preso con scritto FRAGILE perché così almeno, eh, dato che sto iniziando a fare gli scatoloni, eh, metterò lo scotch dove ovviamente ci sono cose che si rompono. Metto questo così almeno so, sono sicura che c'è scritto fragile e che non si devono rompere, per cui ho preso sia questo scotch per i pacchi e questo qua per mh, questo quello di carta per imbiancare, eh, che stiamo già imbiancando, ma ci serviva anche questo. Per, diciamo, per fare quasi tutto e scocciare le prese eccetera. Queste credo. Allora, nastro fragile 3,39 euro. Invece quello di carta 5,49 euro. Poi ho preso questo. C'è cioè in senso l'ha preso il mio ragazzo. Che è per legare le, le fascette del tubo sotto al lavandino. Più o meno, io ho capito questo. Per cui calcolate che questo qua. Adesso non so dov'è perché hanno messo. Dovrebbe essere 55 centesimi comunque. Poi ho preso questo. Allora, questo l'ho trovato dove c'era il bagno, in poche parole. Che è per eh, mettere eh, gli spazzolini e il dentifricio, no? Però io secondo me. Lo userei per le matite, le penne per il tipo ufficio perché è molto bello, c'è scritto, uh, follower Your Dreams con l'unicorno. Mi piaceva questo qua, se non sbaglio, 5,99 euro e dato che è troppo bello, allora ho voluto prenderlo. Non c'entra niente con la casa e con la decorazione che Uh, sto facendo io, ma mh, secondo me per uh, la cameretta invece del bagno, secondo me è carino. Ci adesso vedo cosa metterci dentro e come utilizzarlo. Però non potevo lasciarlo lì. Poi ho preso questi per allora, uno per la cameretta qui adesso, mia e un altro per la casa nuova che così almeno uh, profuma intanto che si stanno facendo i lavori allora questi eh, diffusioni 4 ,29 euro sono due uguali tranne cambia il, il gusto una la lavanda e l'altra la vaniglia sono molto diciamo hanno un odore molto buono mi piace di più la vaniglia perché è più delicato che la lavanda però questo uno lo metto qui, così almeno mi lascia l'odore. Almeno spero, vediamo, vediamo se è bello forte che lo lascia oppure ci vuole solo per una stanza piccola. Comunque, questi c'erano i gusti: c'era limone, musco bianco, talco, melograno, eh, limoncello, olio di argan, gelsomino, mele, cannella, uva e arancia. Mele cannella era molto buono, però secondo me era molto forte. Questi qui 4 euro un po' tantino, però sono di eh, 125 ml. Vi faccio sapere anche quanto durano. Se eh, passate da là e volete ovviamente prenderli in poche parole, poi per finire per la nuova casa ho preso tre tappeti, sono tutti diversi, eh, sia il modello che il colore. Allora un tappeto l'ho pagato 13,99 che è quello bianco. Questo qui l'ho pagato 24,99 e l'altro 21,50. Allora, adesso non li apro perché comunque sono belli grandi, sono belli morbidosi, mamma mia, non pelo morbido. Uno lo metto in sala. Non ho resistito, dovevo prenderli. Uno lo metto in sala che è questo qua. Questo bianco piccolino, anche questo morbidissimo fatto così. Lo metto in camera, in cameretta. Perché poi voglio fare una postazione proprio come si deve. Questi tappeti sono talmente morbidi che mi sono innamorata. Cioè, non potevo lasciarli giù. E poi questo che eh, lo metterò in, in camera, camera sala e cameretta, poi ci saranno altri che vabbè. Comunque eh, sono belli morbidi, C hanno un pelo morbidissimo e... e sono molto morbidi, non ho resistito a prenderli, a prenderli tutti. E... e niente, alla fine ho speso solo per... I soli tappeti mi andavano via più di 50 euro e non ho resistito. Allora, alla fine, l'ho ho dovuti prendere. Adesso poi li metterò nel, negli scatoloni, così siamo a posto. E niente. Questi sono quelli che ho preso nel nuovo negozio. Poi vi faccio vedere il pacco che mi è arrivato acquistato per la prima volta vi faccio vedere che cosa allora l'ho aperto per vedere che cosa c'era perché ero curiosa qui ho speso 22 euro allora teniamo fuori una alla volta allora questo era insieme a questo ho speso 4 ,90 euro solo per un sacchetto che non sapevo che c'era solo questo sacchetto qua che lo posso utilizzare per fare ad esempio un regalo di Natale, e poi questo sempre dentro era tipo una, un box, una scatola box dove tu spendi e trovi dentro le cose che tu non sai, in poche parole, e c'era questo che serve per le bottiglie per tenere diciamo, ferme le bottiglie. Questo qua io so solo che non so se lo uso, eh. Boh. vabbè comunque questo è quello che ho trovato dentro a 4,90 euro ci sono un po' rimasta però vabbè in questo ehm, cioè, praticamente vendono bevande eh, snack cose da mangiare tipo antipasti eccetera vi faccio vedere cosa ho preso io. allora ho preso queste che sono patatas nana, credo sono patatine piccoline, perché l'ho visto nel, sì, patate, olio di semi, girasole, adesso non so se, no, è sigillato, per cui non lo apro, però carina questa confezione, e niente, sono tipo delle patatine per fare aperitivi, in poche parole, Uh, i prezzi ma non me li ricordo uh, se riesco e eh, mi ricordo ve lo lascio scritto qua di fianco così meno sapete i prezzi poi ho preso questi che potrei potevo non prenderli però vabbè ho preso questi qua che sono le caramelle al gusto bacon mi sembra che le avevo già provate ma non mi ricordo allora le volevo riprovare alla fine ho preso questi qua, questi mi sembra che sono costati 4 euro, se non mi sbaglio, eh? non mi ricordo. Poi ho preso questo, che è praticamente il pate di aglio, ho fatto così. Ho fatto così, pate di aglio. Non lo apro perché sennò poi va male e lo devo mangiare, per cui non lo apro c'è anche l'estravergine di oliva non lo so, l'ho preso, l'ho voluto provare questo si può usare come, diciamo, aperitivo quando mangi qualcosina poi ho preso la birra, ne ho presa una perché ho detto proviamo questo sito a vedere com'è com è. dato che avevo lo sconto di 5 euro ho voluto provarlo, no? Vodafone mi ha fatto lo sconto di 5 euro su questo sito e allora l'ho provato. La, la birra rosa è del Bomber, non lo so com'è, l'assaggerò un po' e poi eh, gliela do al mio ragazzo perché io non è che bevo tanto, non è che mi piacciono tanto queste cose qua e ho preso la birra rosa. Ho detto ma proviamola. Poi ho preso due pacchetti di chips di cocco li volevo provare questi qua credo boh un euro e qualcosa l'uno se non mi sbaglio boh, mm, sono croccanti tostati con un pizzico di sale marino li provo e vi farò sapere se così almeno se volete acquistare anche voi su questo sito poi poi basta Ah, forse Uh, quello di prima è praticamente questo dove tu metti dentro le bottiglie così non si rompono. Poche parole, sì, non ho preso, diciamo, eh, tante cose in questo sito perché volevo provare anche la spedizione, però vi assicuro che in due giorni hanno già. Cioè, in due giorni sì. hanno spedito in due giorni il pacco. Ho aspettato. <coughs> due giorni massimo e poi l'hanno spedito per cui calcolate in 3-4 giorni vi arriva subito ci sono rimasta perché è, cioè, praticamente velocissimo è stata la consegna per cui mh, acquisterò ancora se volete provatelo anche voi ovviamente non è una sponsorizzazione perché l'ho pagato con i miei soldi però se volete provatelo anche voi fatemi sapere eh, o se l'avete provato, non lo so, io comunque è la prima volta e la spedizione è stata veramente veloce la prossima volta quando sarò in casa nuova comprerò le bottiglie, le birre, il vino perché c'è veramente di tutto in questo sito e proveremo anche con, per fare gli antipasti e, e gli aperitivi in poche parole Niente, anche questo video è durato tanto, mm, allora di sicuro non l'ho detto prima nel video, prima di iniziare il video, eh, sono vestita col vestito di Halloween perché dovevo fare una clip, un video, no? Per Instagram e per TikTok, per cui sono vestita così e non avevo voglia di vestirmi normale. Per poi ricambiarmi di nuovo e fare la clip, dato che ancora la clip non l'ho fatta del video, che la, voi la vedete mh, prima di questo video o l'avete già vista, non lo so. Sul mio Instagram e su TikTok vedete la clip e scoprirete il perché eh, mi sono vestita col vestito di Halloween, così almeno sapete come mai. Ok, che è ottobre, eccetera, però. Vabbè, io ve diciamo, l'ho detto, non si sa mai. Ok, spero che questi acquisti vi siano piaciuti. Non ho acquistato chissà cosa perché giustamente adesso, piano piano, dovrò acquistare le cose che mi servono veramente. Io vi saluto, prima che parlo troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.